Buongiorno cari inquiriti, oggi è martedì e vediamo le famose domus, abitazioni dei romani ricchi. Era generalmente composta da un piano, abbiamo la prima parte, detta vestibolo, aperto sulla strada, la seconda parte più interna, fauces, imboccatura della casa, e qui si trovano le statue e portici. Abbiamo un'entrata di servizio, il posticum, dove passavano gli schiavi e usciva ed entrava il padrone quando non voleva essere visto. Quindi, quando non voleva essere visto, passava da questa entrata di servizio, il posticum. Abbiamo l'atrio, cioè un ampio cortile. Qui c'era il focolare domestico, importantissimo, cari quiriti. Qui il padre di famiglia amministra il suo potere. Abbiamo l'impluvio, centro dell'atrio, collegata ad una cisterna per i lavori domestici. I pasti dove si facevano? Nel tablino, cenacolo, dove si entrava e all'entrata c'era una tenda. Dal III secolo c'è il peristilio, che era il giardino circondato da un portico a due piani, sistemato e sostenuto da colonne. Vicino al peristilio c'è il triclinio, che era la sala da pranzo. Inoltre, cari quiriti, dobbiamo dire che i romani non amavano i mobili. Solo in età imperiale vengono riempite gli appartamenti con dei mobili per abbellire il locale. Però generalmente non c'erano mobili, anche perché comunque le case erano piccole, quindi figuratevi se con i mobili come erano dopo piene, non si poteva neanche quasi passare. Abbiamo anche un'altra cosa da dire, la differenza tra insulae e domus. Cosa cambia? Cambia soprattutto la qualità del mobilio. Ovviamente i ricchi romani avevano le domus, quindi dei mobili molto belli, sfarzosi. E poi c'erano il popolo con le insule e avevano dei mobili, diciamo, scadenti. Quindi insule, isola romana, casa popolare. E vi dico anche una cosa, sotto Settimio, il famoso e grande imperatore Settimio Severo, le insule erano circa 46.602 e le domus erano 1.797. Pensate, cari quiriti, con una popolazione romana di circa 1.200.000 persone. Ecco, cari quiriti, andate a vedere su internet le immagini delle domus, che sono bellissime, avevano delle case bellissime. Andate a vederle e cominciate a imparare i vari nomi dei vari locali. Come vi ho detto, il triclinio, il peristilio, l'atrio, l'impluvio, sono cose molto interessanti. Quindi, cari quiriti, noi ci vediamo martedì. Iscrivetevi al mio canale YouTube A Eterna Roma. E mi raccomando che dobbiamo arrivare a quota 400 iscritti. Ciao quiriti, a martedì.